Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi super special guest, vi presento Giulia, che è la mia cognatina. Siamo insieme oggi per farvi vedere un sacco di doppioni economici. Abbiamo trovato veramente tipo una decina di profumi e tutti quanti più o meno partire dai 3-4 euro fino al massimo di 10 più o meno, quindi veramente un sacco economici, tranne forse quelli di Zara, che magari prendendo la versione grande spendete sui 20-30, però potete anche prendere la versione piccola. Siamo anche fornite di stecchetti per spruzzare il profumo, così che siamo più professional. E vi lasceremo anche ogni volta che parliamo di un profumo le due note da una parte e dall'altra per vedere le comparazioni, se effettivamente c'entrano qualcosa l'uno con l'altro. Iniziamo a caso, perché non li ho messi in ordine, con il primo profumo che è di Zara. E questo è veramente, veramente identico. Questo si chiama la Minimal Collection. Ed è il profumo Gardenia, e questo qui è sputato al Black Opium. Ah, disclaimer, non ho praticamente nessuno degli originali, quindi... Io non li conosco il 90%, per cui sarà... Andiamo a sentimento. Sì, no, la maggior parte ce li avevo anni fa, quindi so da cosa sanno, però non ho originali, perché ho detto, vabbè, compro questi, non vado a comprare gli originali. Però sono sicura al 100% che siano molto simili. Ovviamente ogni persona sente in modo diverso, quindi una cosa che per me può essere uguale a un'altra, magari per lei no, quindi ovviamente... Se vi interessa qualcuno dei profumi più costosi, andatevi a sentire il dupe, quindi ovviamente se già lo conoscete, e decidete dopo se comprarlo o meno. Allora, questo qui è Gardenia, vediamo se riusciamo col ventilatore. Ah, spostato sull'iPad. Questo è uguale al Black Opium, secondo me, di Yves Saint Laurent. Allora, il Gardenia, che adesso c'è anche su tutto il mio iPad, il Gardenia, buonissimo. Ha come note lampone, tangerino, bergamotto, pesca e limone, gardenia, fiori bianchi, gelsomino, vaniglia, legno di cashmere, patchouli, muschio e cedro. Ma sta già lievitando. Sì, stiamo cucinando una torta nel frattempo. E invece Yves Saint Laurent Black Opium ha pera, pepe rosa, fiori d'arancio, caffè, gelsomino, mandorla, liquirizia, vaniglia, patchouli, cedro e legno di cashmere. Quindi ce ne sono almeno 4 o 5 che sono uguali. Questo non ha il pepe e il caffè, però in realtà io li sento, ed è uguale al Black Opium. Sì, è forse un pochino più acido del Black Opium. Meno dolce. Sì, però si somiglia tantissimo. Passando a un altro profumo di Tesori d'Oriente, è Jasmine di Java. Allora, Jasmine di Java dovrebbe essere un dupe di Angel di Mugler. Le note di apertura di questo hanno mandarino, arancia, bergamotto, limone, poi gelsomino, pesca, frutto della passione, bacche rosse, mughetto, in base patchouli, cioccolato, caramello, vaniglia e ambra. Questo a me fa schifo da morire, che in realtà è strano perché è un buon, cioè è buono, perché il mio stile è dolce, molto caramellino, molto... Però, infatti anche a me l'Alien e l'Angel mi fanno proprio schifo di Mugler, sono troppo forti. Questo proprio non mi piace. Li hanno veramente chiunque. Invece Angel in più, cioè, guarda quante cavolo di note ha. Vabbè, ve le lascio pubblicate da qualche parte, però sono veramente uguali. Ad usarlo così ho un'amica che ce l'ha ed è identico proprio. Ah sì? Sì, sì, ci somiglia un sacco. Già l'Alien è molto più dolce di questo qui. Per quanto possa ancora essere, ce l'ho presente, ma... Questa è l'altra versione, cioè hanno fatto Alien Angel e anche dell'Angel hanno fatto 4-5 versioni tutte diverse. Ah. Però questo ci somiglia veramente un sacco, però appunto a me non piace. No, questo no. Altro profumo è Amber Romance di Victoria's Secret, come sapete uno dei miei preferiti. È il mio profumo per eccellenza del periodo autunno-inverno, perché è veramente dolce, sa da latte, da vaniglia, da caramello. È proprio il mio stile. Dove l'ho spruzzato, ok? E questo è proprio ciccioso. È dolce, c'è cioè, salabo da coccole. Oh mio Dio! È buonissimo. Questo qua ha ambra, vaniglia, dolciumi, zucchero, latte, sandalo, ciliegia, camomilla e aloe vera. Secondo me sa anche un che di ciliegia tipo caramellata. Sì. Da amarena, tipo. E questo dovrebbe essere il dupe di Bon Bon di Victor e Rolf. Che è lo stesso marchio che ha fatto Flower Bomb. Quindi, come sapete, è molto molto dolce, molto stucchevole. Il bonbon ha pesca, mandarino, arancia, caramello, fiore d'arancia, gelsomino, ambra, sandalo, legno di guaiaco e cedro. Quindi ha il caramello, l'ambra, il sandalo, la vaniglia, lo zucchero più o meno, che sono praticamente identici, secondo me assomigliano molto molto. Ovviamente questo, essendo un'acqua profumata, è molto più delicato, più leggero. Però assomigliano un sacco, è strabuono. Io lo voglio questo.
devo comprarti i warm and cozy, devo comprarti questo, devo comprarti il bear vanilla, la crema. La lista. Ti sta viziando. Prossimo profumo, sempre i tesori d'Oriente. Come sapete, poi le confezioni di tesori d'Oriente sono una cosa fenomenale, perché hanno tipo tutti i mosaici, e poi anche tipo in... Sì. Questo è Byzantium, dovrebbe avere rosa nera e labdano. Questo è molto buono, labdano, sì, non so, in realtà è tipo un fiore, non so, di cosa. Questo praticamente è molto buono, è un po' orientale, maschile, non so quanto lo senti, perché sente meglio da qua in realtà. È un po' talcato, sta un po' da talco. Sì, sta un po' da borotalco, da, tipo finito. Da bagno schiuma, da shampoo. Questo ha mandorla, cannella, mimosa, miele, elitropio, rosa nera, labdano, vaniglia, fava di cacao, balsamo del Perù, muschio bianco e legno di oud. Questo dovrebbe essere un dupe che in realtà ho sentito dire che è identico, e infatti ve lo dico anche io che è identico perché l'ho sentito in questo qua, di Sweet Oriental Dream di Montal. Questo ha miele, mandorla, vaniglia e rosa, è molto più semplice in realtà di composizione rispetto a Byzantium che è 4 euro, Montal sarà 95 almeno, però vabbè, però tutti gli ingredienti che ci sono nel Montal ci sono anche in questo, e in più questo ha anche altre cose da aggiunta, quindi veramente questi sono molto simili. Secondo me sia da uomo che da donna, molto da uomo molto dolce in realtà, non è il classico... Dolce, secondo me da uomo. Beh, ma ci sta per il periodo autunnale. Cioè sa da coccola, per me sa tipo da un maglione di lana, sì, o no? Sì, qualcosa proprio da pulito. Sa tipo da un maglione di lana appena lavato, da dopo che vi siete fatti il bagno caldo, qualcosa del genere. Sì, molto sì. Molto buono, molto orientale per quanto non abbia patchouli, incenso, eppure secondo me ha anche di quello, di ambrato. Prossimo profumo, in realtà ho tre dupe perché sono tutti e tre simili, ma non... cioè, simili al loro modo. Ed è un dupe del Baccarat Rouge 540, come sapete è uno dei profumi più famosi del momento. Ho tre dupe di questo profumo qua. Il primo è Midnight Bloom di Victoria's Secret. Di questo ve ne avevo parlato nel primo video che ho fatto di Victoria's Secret, dicendogli che faceva schifo perché sapeva da uomo. In realtà, cioè, in quel senso, nel senso che sapeva tipo da dopo barba. In realtà poi spruzzato su mi sta piacendo, cioè da così fa schifo. Quando lo spruzzo su invece è strabuono, non riesco a capire perché. Infatti fino a qualche tempo fa, che non avevo visto che era il dupe di quell'altro, non l'avevo mai usato, era rimasto lì, non l'avevo mai provato sulla mia pelle, l'avevo solamente annusato dalla confezione. Invece adesso che lo sento da così mi piace un sacco, e secondo me ci somiglia. Questo oltretutto dicono che sia un dupe praticamente buono, esatto praticamente uguale di Cloud di Ariana Grande, che a sua volta sarebbe un dupe del Baccarat Rouge. Questo qui in realtà è un dupe del dupe praticamente. Però secondo me è molto molto simile anche al Baccarat Rouge, che ho una mia amica che quello ce l'ha, e abbiamo oltretutto qualche mese fa avevo fatto vedere che avevo comprato il dupe identico della Divine, che poi ho regalato perché quel tipo di dupe aveva qualcosa che non mi piaceva. Quello che invece sì, non so, sarà una nota di differenza che però mi fa la differenza. E gli altri due invece, che sono sempre dupe di Baccarat Rouge, uno è In The Stars, questo qui ve l'avevo fatto vedere, di Bath & Body Works. Questo è molto buono, e questo come noti piaceva, però. Sì, questo era quello che ti piaceva, però senti anche molto bene da qua. Questo come note ha tangerino, borragine, sandalo, oud bianco, ambra e muschio. Invece ad esempio il Baccarat Rouge ha zafferano, gelsomino, ambra, ambra grigia, resina di abete e cedro. Non c'entrano troppo, infatti Baccarat Rouge ha molto un che di zafferano, ha anche un che di rosa, di peonia, di qualcosa del genere. Però ha tantissime molecole di sintesi, ha anche l'ambroxane, altri tipi di molecola che non esistono in realtà in natura, ma anche tipo l'ambra grigia non esiste, cioè l'ambra è un sasso, cioè una resina, non ha odore, eppure hanno creato l'odore dell'ambra, come altre robe in profumeria che fanno così. E però dicono tutti che abbia proprio questo profumo trasparente, che sia un profumo che non riesce a capire da cosa sa, come questi, cioè io non riesco a capire... Sì, non identifichi qualcosa di... Esatto, non sa di zucchero, di qualcos'altro, è un po' un profumo generico, ma molto particolare. Poi cambia molto da persona a persona, uno di quelli che cambia di più. Nel frattempo è esplodendo il forno. Che cambia di più, ed è un profumo poi definito trasparente e molecolare, quindi che proprio cambia da persona a persona. L'altro, però questo che appunto essendo che è una coprofumata come questo, non è... forte altrettanto, però questo qui ho notato che dura tantissimo comunque sulla pelle, per quanto sia un'acqua profumata. L'ultimo è un tesoro d'Oriente, questo è Persian Dream, ve l'avevo fatto vedere qualche video fa tra i miei preferiti, perché infatti lo sto usando tanto. Questo è molto simile alla Baccarat Rouge quando è passato tipo un quarto d'ora, 20 minuti da quando l'avete spruzzato sulla pelle. Appena lo spruzzate ha un fortissimo sentore di melograno e tè rosso, che infatti sono le note principali.
Quindi appena lo senti così, tu è fortissimo. Annusa, esatto, perché è proprio un melograno, da quanto ho letto, acerbo, quindi ancora prima di essere maturo, di essere mangiato, con addirittura una punta di scorza di limone. Però fidati che se te lo spruzzo sulla pelle, tra un quarto d'ora cambia totalmente e diventa praticamente similissimo a questo, però durando un sacco di più, perché infatti tanto anche forte, questo... è tanto più forte anche proprio con il profumo. Sì, ma infatti è molto più intenso anche la persistenza, cioè l'altro è proprio una coprofumata, questo secondo me ti diventa proprio un profumo. Il prossimo è Perfect Peony di Bath & Body Works, fatta la confezione con le mie amate peoniette, che sapete. Questo qui ho notato che sia un dupe praticamente identico al Daisy Also Fresh, che io ce l'avevo, ma come sapete ho regalato, perché non riuscivo a indossarlo. Invece questo secondo me mi piace molto di più rispetto alla Daisy Also Fresh, ha qualcosa di diverso. È quello di Marc Jacobs. Assolutamente fiorito, quindi peonia, eccetera, però questo qui in più come note... Allora, il Perfect Peony ha peonia, mela, vaniglia e sandalo, invece l'Also Fresh ha note verdi, lampone, pera, pompelmo, violetta, lici, fiore di melo, rosa, gelsomino, muschio, prugna, cedro. Quindi molto più, ovviamente, più elaborato. Molto fresco comunque, come profumo. È proprio primavera? Sì. Primavera in una boccetta, veramente. Però hanno sia la rosa che la peonia, che la mela, eccetera, che comunque sono lo stesso. E secondo me sono veramente, veramente identici. Sì. Il prossimo che ho sempre di Tesori d'Oriente è una di queste qui, che sono le nuove versioni che hanno fatto delle acque profumate, quindi non è il profumo ma è un'acqua. E questo è Ibisco e Carcadè. Ibisco? Sì. Per me ti metto una parola che non esiste. E questo in realtà non... Cioè io pensavo che l'ibisco e il carcadè tutto fossero la stessa cosa. Chissà, ma dove l'ho letto? Non ero sicura. Vabbè. E questo qua in realtà non ha segnate note particolari, se non appunto ibisco, carcadè e aloe. Però secondo me mi ricorda un sacco. Infatti quando l'ho comprato schizzavo, perché l'ho comprato solo perché volevo ricordarmi a cosa somigliasse. Perché in realtà non è il mio profumo, non fa per me. Molto buono, ma non fa per me. E questo qui, infatti, l'ho comprato per ricordarmi che cos'era. Infatti, ho cercato online e ho trovato che è il dupe del Sì di Giorgio Armani. E... esatto, ci somiglia un sacco, secondo me. Però sai che anche lì di Giorgio Armani ha fatto diverse tipologie di Sì. Mm. Ha fatto tipo quello rosso, quello rosa, quello bianchetto. Quindi non so a quale. Però a me ricorda un sacco quello. Anche se... sì, anche se non c'entra niente, perché tipo... Sì, ha ribes, la rosa, la fresia, la vaniglia, il patchouli, il legno, questo invece cioè, non ha né ibisco né carcadè. Però io quando ho usato questo qui mi ricordava qualcosa della mia infanzia, infatti ho indossato il Sì tipo 6-7 anni fa, per tipo un anno, e quindi mi ricordo che avesse il suo profumo. Poi ho voluto smettere di indossarlo perché mi faceva venire mal di testa, però secondo me è praticamente identico. Bene, questi erano tutti i profumi dupe che abbiamo trovato nell'ultimo periodo. Fateci sapere giù nei commenti se ne conoscevate qualcuno e se avete qualcos'altro da consigliarci, che usciremo a fare shopping, come sempre. Noi ci vediamo alla prossima, vi chiedo di lasciare un like al video e iscrivervi nel mio canale se vi è piaciuto. Un bacio e buona domenica. Ciao! Ciao!